Venditalia 2014, altro stand, ormai il nostro è un itinerario infinito. Altro stand, altra sorpresa, altro nuovo volto da presentare agli amici di VendingTV.it. Ladies and gentlemen, ecco a voi Maurizio Murchio. Maurizio è il responsabile commerciale per il settore vending per Caffè Corsini, Corsino Corsini S.P.A. E allora presentati pure, nome, cognome, l'ho appena detto ma tu puoi tranquillamente ripeterlo, funzione e azienda. Allora, mi chiamo Maurizio Murchio, sono in forza da Corsini Corsini da circa 6 mesi. Cerco di aprire anche per la Corsini questo mercato, il mercato del vending. Vengo dal mercato del crudo, in realtà io nasco come crudista, dopodiché ho gestito un paio di torrefazioni, ho anche gestito una rivendita in Prato e finalmente sono approdato dietro richiesta di Patrick Hoffer qui in Corsini. Noi abbiamo, perlomeno il mio obiettivo sarebbe quello di riuscire a portare qualità e a ridare anche dignità a questo bellissimo mercato che io amo profondamente. Io credo che proprio questa edizione, la 2014, abbia dato dei segnali di ottimismo al settore. Intanto Corsino Corsini, che è un marchio storico del caffè della Toscana, nasce nel 1950. Dopo ormai una doppia generazione ha deciso di entrare e in grande stile nel settore del vending con una serie di prodotti. Quali sono? Allora, intanto caffè in grani, un compromesso qualità, prezzo ottimo. Tutto il settore del monoporzionato e credo che il valore aggiunto siano tutte le mono origini. Corsino Corsini ha proprio la cultura del caffè di qualità. Quindi un caffè mediamente a basso contenuto di caffeina, un caffè molto digeribile e una filiera completa dalla provenienza, dall'origine fino al consumatore finale. Quello che è cambiato secondo me in questo mercato fondamentalmente e che sta cambiando e che io vorrei continuare a cambiare è la comunicazione. La comunicazione che c'è tra noi fornitori e il gestore. In quanto io ritengo e ne sono sempre stato convinto che il mio cliente, il gestore, sia una persona che io stimo profondamente, di grande professionalità. Il gestore, oltre ad essere un grande conoscitore dei caffè, anche se i caffè relativamente poveri, ad alto contenuto di caffè robusta, inutile, sono anche degli ottimi tecnici, queste macchine che sono tecnicamente all'avanguardia e che consentono di fare cose meravigliose comunque. Io nel frattempo ne ho approfittato per andare a fare, eccolo qui nel bicchiere trasparente, un infuso di caffè con una macchina del Bianchi e una Le 500 e un prodotto, sì, avevo schiacciato bene allora perché non avevo visto, un caffè corto con zucchero, continua, mentre io degusto, tu continua. Questo è un caffè che ha un 25% di arabica, un 75% di robusta. Si cercano materie prime relativamente sane, in modo che non si enfatizzino i sapori tipici dei robusta africani, che sono il terroso e il sabbioso. E quel piccolo contenuto di arabica mi serve a rendere più equilibrato e più rotondo il caffè in tazza. Sembra che sia un caffè che sta raccogliendo il gusto della clientela, perché mi va bene, diciamo, dal sud Italia ma anche al nord è gradito. È difficile, è dura perché i competitor sono tanti, sono bravi, sono tutti molto bravi e i prezzi, non c'è un gap, quindi diciamo alla fine della fiera anche la quotazione fa la differenza, il costo. Io ce la metto tutta anche perché io credo molto nel rapporto di consulenza con il cliente. Io ho la fortuna di vivere la torrefazione quotidianamente, come ho la fortuna di essere quotidianamente in trincea, quindi non sono un venditore puro di caffè, io vendo conoscenze e questo spesso mi viene, sono ripagato in questo, la mia gratificazione maggiore
è quella che il cliente in me trova un amico che sa fargli consulenza e sa risolvergli anche qualche problema. E quando c'è qualche problema, insieme cerchiamo di verificare di chi è la colpa, perché è accaduto, eccetera. E allora, possiamo riassumere dunque dicendo che Maurizio Murchio è il responsabile del canale vending per la società Corsino Corsini, proprietaria del marchio Caffè Corsini S.P.A., che sta cercando dunque di dare le linee guida con dei prodotti, direi, principali per far sì che questo prodotto entri nelle attenzioni dei clienti che fanno gestione. I primi risultati sono certamente soddisfacenti e il vostro trend dove vi porterà? Ma noi diciamo che non ci siamo posti dei limiti, nel senso che anche gli obiettivi devono essere realistici e realizzabili. Sicuramente vogliamo fare fatturato, questo è certo. Io ho la fortuna di avere supporto in azienda di colleghi bravissimi in questo settore che sicuramente mi aiuteranno, perché di aiuto io ho bisogno. Ce la metterò tutta anche per gratificare il mio titolare che ha riposto in me massima fiducia e tutti, diciamo, i miei colleghi, i manager della dirigenza che mi stanno aiutando e sono un grande supporto per quanto... Ripeto, da solo non vado da nessuna parte, io credo molto nel lavoro di squadra e la Corsini è una bella squadra veramente, è una ditta sana. Da persone giovani, da persone sì, con grande mordente e soprattutto con una passione. Siamo tutti personaggi che amiamo il caffè e amiamo il lavoro che facciamo, perché oggi lo sappiamo tutti, stiamo lavorando tutti molto di più per fatturare molto di meno. Quindi quello che ci porta avanti, che ci spinge, è la grande passione per questo lavoro, per i vendi e per il caffè. Bene Maurizio, allora noi nel frattempo ti ringraziamo per essere stato così cortese da averci offerto un caffè volontariamente. E nel frattempo era buonissimo, vieni qui, saluta gli amici di VendingTV.it, aspetta che ti do il microfono e saluta pure gli amici di VendingTV.it. Ciao a tutti e arrivederci. Verrò a trovarvi ovunque voi siate in Italia. Benissimo, noi nel frattempo, mentre lui bada a tenere buoni gli altri clienti che desiderano avere maggiori informazioni su tutta la linea e del monoporzionato, monorigine di più tipologie e del caffè in grani nella doppia miscela che è disponibile, Fabio Russo continua attraverso gli stand di Venditalia 2014. Non andate via, non è ancora terminata.